Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Shosha. Finalmente vi posso parlare di Spider-Man e vi invito subito a segnarvelo sul telefono. Mettetevi la sveglia perché giovedì alle 14 iniziamo la serie su questo gioco che vi dico subito è un giocone. Però oggi vi voglio mettere l'acquolina in bocca, no? Su quello che vedremo quando inizieremo il gioco, perché questa è un'anteprima un po' diversa rispetto a tutte le altre. Solitamente vi do le mie prime impressioni dopo aver provato il gioco, ma questa è la prima volta che vi parlo di un gioco dopo averlo provato. Non dico a fondo perché, pensate, ho registrato 4 puntate già. Voi sapete che io vado un po' in anticipo, poi vi aspetto. Infatti mi sono fermato perché voglio vivere la storia insieme a voi. E infatti ragazzi, dicevo, l'ho giocato a fondo perché, visto che non posso andare avanti, mi sono messo lì a fare un po' di secondarie, andare ad esplorare un po' la mappa. Quindi ragazzi, sono a circa 3-4 ore di gioco. Ovviamente questa non è una recensione perché il gioco non l'ho finito, come detto vi sto aspettando, è un bene o un male questa cosa. Però l'ho provato a fondo e ve ne posso parlare in maniera diversa rispetto a quello che facevo prima. Tra l'altro io un'anteprima ve l'ho già fatta quest'estate su Spider-Man. Rimango dell'idea che siamo di fronte a un gioco potenzialmente il miglior videogioco che ha come protagonista un supereroe, e adesso vi andrò a spiegare il perché. Quindi ragazzi, questo video com'è? Vedete in sottofondo delle immagini di gioco, sono i primi minuti, sono no spoiler, quindi tranquilli, non ci sono cutscene. Un po' perché non posso, perché tutto quello che riguarda la storia è dal 6 in poi. Più avanti vi metterò anche delle fasi avanzate di gioco, quindi quando avremo dei poteri già sbloccati, così vi fate proprio un'idea di quello che sarà questo nuovo Spider-Man. E in più vi vado a toccare dei punti focali anche per farvi un'idea migliore di che gioco è questo Spider-Man, che è un giocone ragazzi, cioè. Partiamo dalla storia, perché l'universo in cui è ambientato questo gioco è un universo creato ad hoc, quindi non si rifà ai vari fumetti o film che hanno come protagonista Spider-Man, e anzi non è neanche il solito inizio in cui Peter Parker viene morso dal ragno quindi ottiene poteri, no, perché in questo gioco iniziamo già con Spider-Man che è Spider-Man già da un paio di anni. Quindi c'è Peter Parker che anzi si trova nella situazione in cui deve bilanciare la sua vita da vigilante da Spider-Man con la sua vita da studente e da persona normale. Quindi ci sarà questo alternarsi tra Spider-Man e Peter Parker, anche perché questa storia non è una storia solamente dell'Uomo Ragno, ma è tanto dell'Uomo Ragno quanto quella di Peter Parker. È una cosa che ho apprezzato molto, anche perché dovete sapere che nei vari fumetti, nella maggior parte, diciamo che Peter Parker non vince quasi mai. Cioè troviamo spesso Spider-Man che riesce a sconfiggere i suoi nemici, riesce a sventare i piani del cattivo di turno, però quasi mai Spider-Man e Peter Parker vincono nella stessa situazione. Perché magari, sì, Spider-Man riesce a superare le difficoltà, quindi a sventare i piani dei nemici, però magari è Peter Parker che paga il prezzo più grande, quindi magari con la perdita di una persona cara, cheat o tante altre cose. Quindi ragazzi, c'è sempre stata questa vena un po', no, non dico triste, però insomma c'è anche questo. Quindi voglio vedere un po' dove andranno a parare con questa storia. Io sono contento appunto che ci danno un inizio un po' diverso, cioè non che ci raccontano le origini di Spider-Man che conosciamo tutti, ma ci abbiamo già un eroe avviato che già sa combattere, già utilizza tutti insomma i suoi gadget. Tra l'altro in questo universo Peter Parker è un genio, e quindi è lui che ha progettato la maggior parte delle cose tecnologiche di cui fa uso Spider-Man, quindi per esempio la sua tuta piuttosto che alcuni dei suoi gadget. Poi ragazzi, il resto della storia lo scopriremo insieme, però vi dico subito che possiamo accorgerci di questa cosa, cioè che insomma che Spider-Man è Spider-Man già da un bel po' e che ha già lottato contro tanti nemici, da come lui parla, da quanto lui è sciolto. Tra l'altro a me piace tantissimo Spider-Man perché ha una personalità molto divertente, molto cazzona, a differenza di quella di Peter Parker. Quindi cioè, ragazzi, ci facciamo un sacco di risate perché lui mentre combatte fa un sacco di battute, quindi fa ridere. Mentre la cosa che magari vi può interessare un po' di più, visto che questa anteprima non ci possiamo focalizzare molto sulla storia, è il gameplay. Allora ragazzi, partiamo un attimo da il sistema di oscillazione, comunque il sistema che ci permette di muoverci con le ragnatele in città. Era la cosa che mi ha colpito di più quando ho fatto la prima prova a Los Angeles, e vi confermo dopo averla provata per un bel po' di ore che è veramente una cosa fatta bene. Cioè, magari dal video, visto che Spider-Man si muove in maniera spettacolare, fa tutte acrobazie, non vi sembrerà così facile, ma vi assicuro che dopo un paio di minuti la padroneggiate in maniera abbastanza semplice. Tra l'altro vi permetterà anche di fare dei trick assurdi, cioè un'abilità che vi fa anche guadagnare esperienza in base alle acrobazie che fate. Quindi insomma ragazzi, c'è tanto da fare. Ma l'altra cosa importante è il sistema di combattimento, che chiaramente
prende molto spunto da quello che abbiamo visto già nella serie di Arkham per quanto riguarda Batman. Però ragazzi, qui lo eleva in una maniera diversa, perché abbiamo Spider-Man che si muove molto più velocemente rispetto a Batman, per esempio. C'è un tasto per schivare, possiamo lanciare la ragnatela. In realtà abbiamo molti gadget da utilizzare, per esempio c'è la ragnatela e basta, che può legare i nemici, cioè li può bloccare, oppure se siamo vicini a delle pareti li può attaccare alle pareti. Oppure ragazzi, possiamo menare le mani tranquillamente con una serie di combo devastanti. Aumentando però il contatore delle combo, quindi colpendo i nemici, aumentiamo anche la nostra barra della concentrazione. Questa concentrazione è utile per due motivi principali. La prima è quella di recuperare l'energia, ovvero quando ci troviamo in difficoltà possiamo utilizzare appunto questa concentrazione per riprenderci la salute. Oppure facciamo caricare questa barra al massimo e praticamente una volta completa possiamo fare delle super mosse, cioè quindi delle finisher vere e proprie, saranno veramente spettacolari. Sono molto varie, perché ce ne sono 5 o 6 credo, almeno quelle che ho visto io, e sono tutte molto belle da vedere, insomma ti danno proprio un feedback del colpo che arriva al nemico e che lo sente, no? Tipo guardate questa qui, pam, e gli fa male. Altrimenti ragazzi possiamo utilizzare il potere del ragno, cioè ovvero ogni tuta, e adesso ne parliamo bene delle tute, ha un potere specifico che si può attivare premendo L3R3, no? I due analogici. Praticamente questo qui, a seconda del potere, Spider-Man utilizzerà questa abilità. Per esempio la prima che ho utilizzato è quella della concentrazione, ovvero praticamente la barra della concentrazione per il periodo in cui è attiva questa abilità si ricarica in maniera super veloce, quindi ci dà l'opportunità di fare finisher a go-go. Altrimenti c'è quella della ragno tuta, cioè davvero della tuta originale di Spider-Man, quella che avete visto fino a poco fa, mentre adesso vedrete la tuta, questa qui avanzata. Poi scoprirete come la sblocca nella storia, lo scopriamo tutti insieme. Tra l'altro ho apprezzato molto che il gioco inizia e abbiamo la tuta quella originale di Spider-Man. Per esempio quella lì ha l'abilità di lanciare ragnatele, cioè lui si alza in volo e comincia a sparare tutte ragnatele che colpiscono i nemici e spesso li attaccano al muro, insomma li mettono fuori gioco. A proposito di tute ragazzi, è molto interessante parlare di questo. Voi sapete che Spider-Man ha diversi costumi e in questo gioco ogni costume di Spider-Man ha la sua abilità particolare. La cosa bella è che noi possiamo scambiare queste abilità e portarle anche a altri costumi, che alla fine funzionano un po' più da skin, perché indossare il costume di Spider-Man avanzato piuttosto che quello di Spider-Man Noir, cioè a livelli di statistica non cambia niente. Cambia l'abilità principale, che però possiamo scambiare da costume a costume, cioè possiamo utilizzare per esempio il costume di Spider-Man Noir ma con l'abilità della tuta questa qui avanzata. Però possiamo potenziare le statistiche della tuta, che sono come detto uguali per tutti, perché sono semplicemente delle skin, cioè cambia solo l'aspetto di Spider-Man. Però possiamo appunto modificare, che ne so, le statistiche di attacco, difesa, furtività, per esempio del nostro Spidey, utilizzando dei bonus. Quindi anche in questo caso andremo a creare dei perk, insomma, che ci aumentano queste statistiche. Ecco, a proposito della creazione degli oggetti, questo è interessante perché è l'escamotage che hanno utilizzato gli sviluppatori per farci fare delle missioni secondarie, o comunque per spingerci a visitare, insomma, tutti i luoghi della mappa e andare un po' a fermare i crimini in giro per la città, o fare delle attività secondarie che possono essere anche raccogliere degli zaini. Perché praticamente facendo tutte queste azioni raccoglieremo dei gettoni. Gettoni che si dividono in gettoni crimine, gettone ricerca, gettone zaino, ognuno per una categoria di missioni secondarie o collezionabili. Questo perché ragazzi? Perché ottenendo questi gettoni poi possiamo utilizzarli per creare oggetti appunto che ci danno dei bonus, oppure come detto possiamo creare delle tute nuove. Quindi insomma ragazzi, sono tutte cose che poi ti portano a andare in giro. Poi chiaramente io, visto che vi sto aspettando, le stavo facendo quella e vi dico ragazzi, è veramente difficile non, cioè avere il gioco e non poter giocare. Però ecco, l'unica cosa che vi posso dire, non di negativo, però comunque che è da sottolineare, è che comunque sono tante cose da fare effettivamente. Io per esempio nel momento in cui vi parlo ho già praticamente trovato tutti i collezionabili, perché in giro possiamo trovare degli zaini di Spider-Man, dentro solitamente ci sono degli oggetti che sono legati, sono quasi, no, easter egg, però sono degli oggetti caratteristici della storia di Spider-Man. Per esempio, che ne so, le ragnatele che aveva sotto le ascelle, no? Le ragnatele ascellari dei primi costumi di Spider-Man. E c'è quindi Peter che racconta degli aneddoti legati a questi oggetti. Oppure, che ne so,
il menu del primo appuntamento con Mary Jane. Quindi insomma ragazzi, sono tanti piccoli easter egg che sono fighi. Però ecco, le attività che si possono fare in giro per la mappa al di fuori della storia ce ne sono tante, perché come detto, cioè, ci sono queste, ci sono proprio i crimini che dobbiamo fermare, oppure fare le foto dei monumenti per sbloccare dei gettoni. Ci sono, come in questo caso, quello che state vedendo, questo è un covo di nemici che bisogna liberare. Diciamo che ci sono diverse attività, ci sono anche tutti i punti ricerca che sono interessanti. Poi più avanti dovrei sbloccare anche altra roba come le sfide eccetera eccetera. Quindi c'è tanto da fare. Per quanto riguarda invece la varietà, ragazzi, io ho visto che ci sono più o meno 5-6 situazioni che capitano insomma a ruota per quanto riguarda i crimini. Però vi dico, al momento quindi dopo 4 ore circa di gioco, io lo sto vivendo come uno sleep eater, ovvero io dico ok, arrivo fino a quel monumento, gli faccio la foto e poi stacco, fermo quella rapina e poi stacco. Invece ragazzi, continuo a giocare e questa è una cosa positiva, perché insomma su un gioco è vero che ti ricompensa con questi gettoni che puoi utilizzare appunto per migliorarti o comprare altre cose, però al momento è ancora divertente. Come vi ho già detto, non è questa una recensione, è semplicemente un po' di chiacchiere con voi per farvi capire un po' quanto mi sta piacendo e comunque che cosa sto provando di questo gioco. Quindi insomma vi voglio dare anche questo feedback, cioè dirvi ah è bellissimo ragazzi, è clamoroso, questo ve lo dirò durante la serie perché mi sentirete che sarà veramente assurda. Per il resto ragazzi, io vi sto aspettando per scoprire di più per quanto riguarda la trama. Graficamente è spettacolare, la prima puntata sarà in 4K e ragazzi 4K è veramente assurdo, è assurdo. Ma tra l'altro proprio ci sono dei dettagli come la tuta strappata di Spider-Man o altre piccole cose che sono veramente clamorose e insomma non me l'aspettavo. Per il resto ragazzi, voi fatemi sapere che ne pensate, io vi do appuntamento a giovedì alle 14 per iniziare questa serie che sarà clamorosa e voi lì ragazzi vi dovete sbizzarrire perché vi ho aspettato per scoprire la storia insieme a voi. Spero che abbiate apprezzato questa anteprima che è un po' diversa, come vi ho già detto l'ho fatto così come fosse una chiacchierata, visto anche che comunque tra oggi e quando esce la serie passa praticamente un giorno e non aveva senso mettersi lì a spiegarvi bene come se fosse una vera e propria recensione, che tra l'altro ho già fatto quest'estate e ho preferito fare così ragazzi, mostrarvi un po' di roba e insomma farvi ambientare un po' e darvi una succosa e succulenta chiacchiera su quello che sarà poi Spider-Man che vedremo tra qualche giorno. Preparatevi perché sarà veramente un giocone. Io non vi posso spoilerare, però vi dico che la prima puntata la amerete. Amerete anche se non siete fan di Spider-Man. Un saluto a tutti, Amex Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!